Salve a tutti carissimi amici scacchisti e bentornati in Dynamic Chess. Per la rubrica dalla teoria alla pratica siamo arrivati al day 4 del 14esimo torneo Kodokan di Messina. Un torneo che fino adesso non stava andando assolutamente bene. Avevo giocato 4 partite, ne avevo vinto solamente una. Capite bene che non ero assolutamente in forma. Se vi siete persi, ragazzi, i primi 4 turni, quindi i primi dei 3, vi lascio il link in descrizione e potete rimediare tranquillamente. Nel day 4 abbiamo giocato 2 partite, una la mattina e una il pomeriggio, e finalmente sono tornato a vincere. Però, come dice il titolo, le ho nominate 2 vittorie nere. Punto 1 perché ho giocato 2 partite da nero, punto 2 perché ho giocato, diciamolo, proprio incazzato nero per le sconfitte ricevute, soprattutto quella del quarto turno dove avevo dominato completamente il mio avversario e poi l'ho buttato al vento, e punto 3 perché comunque sono state delle vittorie che non mi hanno gratificato, in quanto la mia prestazione secondo me è stata sottotono. Ho vinto più grazie a un errore banale commesso dal mio avversario che a dei miei meriti. Quindi comunque c'era da lavorare sopra perché non sono rimasto soddisfatto del mio gioco. Detto ciò, ragazzi, prima di iniziare con l'analisi di queste partite, come sempre vi ricordo di registrarvi al mio canale YouTube attivando la campanellina così da rimanere sempre aggiornati ogni volta carico un nuovo video, e di seguirmi su tutti i miei altri social, Facebook, Instagram e Twitch. Trovate tutti quanti i link in descrizione. Iniziamo quindi con la prima partita. Come ho detto, ero in ieri e affrontavo questo signore dall'elo di 1810, sotto la soglia minima dei 1850 richiesti per questo torneo, perché eravamo dispari sia nell'Open A che nell'Open B, e lui era il primo della lista dell'Open A e di conseguenza l'anno passato all'Open A per poter pareggiare i turni senza dover fare qualche walkover. Di conseguenza affrontavo, diciamo, l'ultimo della lista. Non mi sono preparato contro di lui perché non avevo trovato sue partite sul database, quindi ho giocato un po' alla cieca. Mi gioca E4, C5 difesa siciliana, B3, la variante Snyder. Una linea minore, non da sottovalutare perché è molto velenosa, che io avevo studiato così, diciamo, sono sincero, l'ho letta sul libro senza neanche analizzarla su scacchiera. E quindi ho semplicemente seguito i principi generali che ci possono essere dietro l'apertura. E gioco cavallo C6, che è la mossa più giocata in assoluto. Il motore preferisce una linea minore che dà buon gioco al nero. G6, incredibile ma vero, contro fiancheggiare l'alfiere. Su alfiere B2, cavallo F6. Ora, cambiare l'alfiere per il cavallo, doppiando i pedoni al nero, non conviene perché il nero ottiene ottimo vantaggio dinamico per il piccolo svantaggio statico dei pedoni doppiati. E5 è la variante principale, cavallo D5. E qui le linee principali sono o alfiere C4 o cavallo C3 o cavallo in F3, con gioco comunque pari. Addirittura il nero forse sta anche leggermente meglio. Questa posizione simile l'ho raggiunta spesso da bianco con il mio gambetto siciliano, dove sapete io spingo MB4, e mi è capitato qualche volta che qualcuno mi ha affianchettato con G6. A quel punto, dopo alfiere B2, cavallo F6, spinte in E5 e cavallo D5, ho raggiunto una posizione molto simile. E io spesso e volentieri giocavo la spinta 6, convinto che il bianco ottenesse buon gioco visto che sta attaccando la torre di scoperta e il punto F7, e quindi costringevo F6, andando un po' a indebolire il lato di re del nero. E dopo la presa in D7 alfiere per D7, questa posizione pensavo potesse essere buona per il bianco, in realtà è ottima per il nero. E devo dire che per esperienza ci ho perso tante partite con il bianco, convinto invece di stare bene, invece stavo assolutamente male. Il nero qui è molto solido, una volta che riesce a giocare al alfiere G7, una volta che arrocca corto, può spingere in E5, può spingere in F5, è veramente un ottimo gioco. Di conseguenza è il modo migliore per affrontare questo tipo di linea. Come detto però, dopo cavallo D5 non bisogna spingere in E6, si deve giocare mosse come alfiere C4 o cavallo F3. E la posizione è molto più equilibrata. Io comunque vado per cavallo C6. Qui alfiere B2, D6, alfiere B5, alfiere D7, F4. Fin qua tutto secondo la teoria. Lui sta giocando spedito, quindi è in preparazione. Io invece sto seguendo semplicemente i principi generali dietro le aperture. E qui il nero ottiene buon gioco con cavallo F6. Dopo cavallo F6, E5 non va bene, perché D per E5, presa in E5, cavallo per E5 guadagna un pedone, in quanto sia alfiere per E5 cade B5. E se alfiere per D7 posso recuperare di cavallo, quindi non c'è più alfiere per E5. Di conseguenza E5 non è un problema, si minaccia il pedone 4, quindi cavallo C3,
E a questo punto G6. Il nero è pronto a fiacchettare, può arroccare corto e ha veramente un buon gioco. Posizione comunque pari. Purtroppo io invece ho deciso di giocare una linea minore. E ho pensato tanto in questa posizione. Io ho detto, sai che c'è? Io quasi quasi metto in condizione il mio avversario di giocare una sorta di gambetto di re. Dove io comunque, devo essere sincero, il gambetto di re un po' lo conosco. Sia da bianco che da nero. E non ero sicuro che magari il mio avversario fosse preparato. E quindi gioco E5. E ho messo in condizione a lui di dover per forza sacrificare questo pedone F. Perché prendere in E5, ovviamente segue donna H4 e il re si deve spostare, poi cade E4, il bianco va a perdere facilmente questa partita. Difenderlo con G3 anche, presa in F4 non si può riprendere qua sempre perché segue comunque una mossa come donna H4 che è molto fastidiosa e il nero perde l'arrocco e va a stare malissimo. Di conseguenza questo pedone deve essere sacrificato. E lui effettivamente gioca cavallo F3, quindi capendo che lo deve sacrificare. Più forte forse sarebbe stato addirittura cavallo C3. Cavallo C3, presa in F4, donna F3. Donna H4, G3, F per G3, H per G3, donna G4, cavallo D5. Dove la posizione secondo il motore è pari, ma il bianco per il pedone sacrificato secondo me ha veramente un ottimo compenso, no? Si minaccia C7. Anche dopo il cambio delle donne, comunque il bianco ha veramente pezzi molto attivi. Il nero ha difficoltà a sviluppare il lato di re, visto che in F6 non si può andare, che ci sono due controllori. Non posso sviluppare l'alfiere in E7 perché cade G7. Non posso fianchettare perché cade la torre. Quindi il nero qua deve giocare in maniera super precisa per mantenere una posizione comunque pari. La mossa migliore è cavallo B4, quindi contrattaccando il pedone C2, e già non era facile da vedere. Di conseguenza, cavallo C3 secondo me sarebbe stata veramente una mossa molto molto forte. Comunque, lui gioca cavallo F3. Io qui devo accettare la sfida, ragazzi. Ovviamente gioco E5 proprio per poter guadagnare il pedone F4. Se non prendo F4, lui ha semplicemente sviluppato i propri pezzi, prenderà poi lui in E5 e va a stare bene. Quindi devo accettare per forza la sfida. E lì qui arrocca corto. Probabilmente ancora una volta mosse come donna E2, magari D3 o cavallo C3 per poter arroccare lungo e attaccare da questo lato sarebbero state molto più aggressive. Comunque, arrocco corto non è che sia proprio un errore. Ed è in questa posizione che io commetto un errore. La mossa migliore sarebbe stata la semplicissima, forse anche naturale, cavallo F6. Quello che a me non piaceva di cavallo F6 è che in un modo o nell'altro sarei stato costretto poi ad affrontare una spinta E5. Magari non subito, perché adesso E5 immediatamente posso catturare semplicemente il pedone. E se lui dovesse catturare qui, io posso rifarmi sul pedone sull'alfiere in B5. E se lui dovesse catturare in D7, posso riprendere con il mio cavallo. Di conseguenza, forse è anche meglio con quest'altro per evitare un torre 1 scacco. Quindi non è questo il problema. Però dopo cavallo C3, alfiere in E7, cavallo D5, arrocco corto. Pensavo che questa spinta in E5 fosse stata più fastidiosa del dovuto. Invece il nero qua sta assolutamente bene. Una volta che completa lo sviluppo in questo modo, il nero sta benissimo. Invece ingenuamente io gioco cavallo G in E7. La mia idea era giocare torre G8 per poter spingere in G5. Sostenere questo pedone, minacciare anche qualcosa come G4, magari giocare cavallo G6 e portare il mio cavallo qui in E5. Questo era il mio piano. Però giocando cavallo G7 adesso ho difficoltà a sviluppare l'alfiere, avendo difficoltà a sviluppare l'alfiere ho il re al centro. E se lui avesse giocato in maniera aggressiva ne avrebbe potuto trarre vantaggio. Cavallo C3, torre G8, forse qui era ancora in tempo per giocare una mossa un po' più solida come cavallo G6, se cavallo D5 A6, alfiere CA4, torre C8. Per iniziare un po' a sostenere qualche avanzata, poi giocare alfiere E7, in modo tale che se cavallo per E7 posso prendere di donna e non devo avere problemi da questo lato. Comunque, la posizione sarebbe stata comunque leggermente vantaggiosa per lui. Invece gioco torre G8, seguendo comunque il mio piano, quantomeno sono coerente con me stesso. E qui lui avrebbe potuto anche spingere direttamente in D4, che sarebbe stata molto interessante, cercando di aprire le linee il più possibile. Molto forte sarebbe stata anche cavallo D5. Cavallo D5, se cavallo G6, D4, appunto. E C per D4, cavallo per D4, il bianco sta nettamente meglio. Sta nettamente meglio perché sta aprendo le linee centrali e io ho il re al centro e ho difficoltà ad arroccare. E anche se dovessi riuscire mai ad arroccare lungo,
Qui la spinta dei pedoni arriva, ho la colonna C aperta. Secondo me qui il nero sta veramente nei guai. Ho un po' sottovalutato questa posizione. E se cavallo per D5, E per D5, cavallo in E7, alfiere D3. Qui H6 per difendere questo pedone, torre in E1, il bianco ha nuovamente pezzi molto attivi, il nero ha quello al cavallo inchiodato. Come sviluppare l'alfiere non si sa. E spostare la donna per arroccare lungo può essere un'idea, però questo pedone qui in C5 adesso diventa un facile target, si può giocare B4, sacrificando anche un pedone per aprire le colonne. Capite bene che il bianco sta veramente bene in questa posizione. Di conseguenza, cavallo D5 sarebbe stata veramente molto forte. Invece lui gioca a cavallo G5. E inizialmente un po' mi puzzava questa mossa, perché ho detto H6 non perde semplicemente un tempo? Effettivamente la mossa migliore sarebbe stata H6 da parte mia. Io poi ho pensato che la sua idea era quella di sacrificare il cavallo in F7. E in partita me la sono fatta sotto, devo essere sincero. Lui mi ha dichiarato che anche lui avrebbe sacrificato il pezzo, ma in realtà questo sacrificio è sbagliato. Diciamo che è stato un torneo un po' particolare dove spesso e volentieri ho avuto paura di attacchi un po' inesistenti. Dovevo avere molta più fiducia in me stesso e calcolare meglio le linee difensive. Anche nella quarta partita ho avuto paura di qualche sacrificio dove io invece potevo reagire meglio. E queste sono state, ecco, delle piccole imprecisioni che ho pagato tanto. Cavallo per F7, potevo prendere il cavallo. Dove se torre per F4, grave errore perché dopo re G6, devo avventurarmi in G6, avrei vinto la partita perché il bianco non ha più scacchi, non ha più modo di attaccare. Ovviamente non re 8 perché alfiere C4 abbandono. Attacca la torre, attacca matto. Quindi re G6 sarebbe stato vincente. Migliore anziché torre per F4 a questo punto è alfiere C4, dove dopo re G6 quantomeno il nero recupera un po' di materiale, però comunque rimango con due pezzi per la torre. E il vantaggio di materiale del nero è sufficiente per dargli una posizione superiore. Quindi H6 sarebbe stata migliore, però lui non deve sacrificare, avrebbe ancora mantenuto un buon gioco con cavallo H7. A questo punto cavallo G6. Cavallo per F8 e avrei addirittura dovuto prendere di re per poter portare il mio cavallo qui in E5 difendendo F7, visto che adesso si minaccia torre per F4, quindi il cavallo è legato alla difesa di questo pedone, e poi magari anche mosse come alfiere C4. Per questo motivo avrei dovuto prendere di re. E la posizione comunque sarebbe stata leggermente vantaggiosa per il bianco. Invece io gioco subito cavallo E5. E dandogli a lui l'opportunità di poter organizzare un forte attacco, dove fortunatamente lui non ne ha approfittato. Qui la mossa migliore consisteva nel giocare torre per F4. Dopo alfiere per B5, cavallo per B5, donna D7 era il modo che avevo pensato io di giocare, che assolutamente non è il migliore. C'era la fortissima alfiere per E5. Incredibile cedere questo alfiere per questo cavallo, ma dopo D per E5, ragazzi, vi invito a mettere in pausa il video e a trovarmi la mossa che mette KO il nero. La mossa vincente qua è cavallo per F7. Incredibile. Non possiamo prendere questo cavallo, per l'ovvia cavallo D6, attacco doppio. E non possiamo prendere questa torre perché c'è quest'altro cavallo in D6. Il nero è praticamente matto, bisogna cedere la donna. E quindi cavallo per D6, nuovamente perdiamo del materiale. Veramente bellissima. Bellissima, cavallo per F7, spettacolare. Forse il modo migliore dopo per F4, alfiere per B5, cavallo per B5, forse non è donna D7, ma giocare cavallo 7 G6 attaccando un po' la torre, quindi torre F5, comunque il bianco ha tutti i pezzi attivi e ha una fortissima iniziativa. Io ho ancora quel re al centro e non so come uscirne fuori. Si minaccia adesso alfiere per E5, cavallo per E5, poi magari anche D4, dove devo prendere C per D4 e lui dopo cavallo per D4 ha una posizione nettamente superiore. Quindi veramente pessimo. Torre per F4 sarebbe stata quasi fatale per me. Invece lui gioca alfiere per D7. Uff. Donna per D7 e solamente adesso torre per F4. E forse ancora cavallo per H7 sarebbe stato interessante. Dove io in partita avevo pensato di giocare a Rocco Lungo, che invece è un errore. È un errore perché dopo torre per F4, cavallo 7 G6, cavallo per F8, torre D per F8, torre F1, torre H8, cavallo D5.
è il bianco che sta attaccando, non il nero. Io ho pensato, vabbè, c'ho la colonna H aperta, sono super contento, il re mio si va a proteggere in A8 e poi posso sfruttare la colonna H aperta, ma no, lui ha questo fortissimo avamposto, questo mio pedone in C5 adesso diventa un target facile, C3, B4, il bianco può anche forse permettersi subito B4, tanto può riprendere di cavallo, mi apre la colonna C. Veramente ho una posizione praticamente persa. E io l'ho sottovalutata questa posizione. Su cavallo per H7 non avrei dovuto arroccare lungo, ma bensì avrei dovuto giocare la fortissima F3 per mantenere una posizione viva, dove givere F3 diventa un errore. Diventa un errore perché adesso arrocco lungo, sì che ho un po' di controgioco anch'io sulla colonna G. E deve stare attento qua G4, G5. G5 e G4, perdonatevi. Ma lui, dopo F3, avrebbe dovuto giocare torre per F3. Sacrificando la qualità, cavallo per F3, dona per F3, e c'è controgioco sul punto F7. Bisogna stare attenti, non posso arroccare perché perdo F7, quindi devo giocare F6. Ma a questo punto c'è Don H5 scacco, devo giocare Re D8 e il bianco ha compenso per la qualità sacrificata. Addirittura è considerato leggero vantaggio. Veramente spettacolare. Come il bianco avrebbe potuto veramente creare dei forti attacchi. E io, sono sincero, non ho visto nulla di tutto ciò in partita. F3 non l'avrei mai giocata. Invece dovrebbe F4, che è comunque buona. Qui il bianco sta ancora leggermente meglio. H6, ed ecco qui il momento cruciale, ragazzi. Il mio avversario avrebbe dovuto trovare l'unica mossa che gli avrebbe ancora garantito vantaggio, che praticamente rientra nella variante di prima, ovvero cavallo H7. Cavallo H7. Arrocco lungo, che è la mossa che avrei giocato io, che forse non è neanche la migliore, ancora una volta, cavallo 7 c6 attaccando la torre, forse è un po' più attiva, però comunque c'è cavallo per F8, vedo già la torre per F8, vabbè, io avrei giocato sicuramente arrocco lungo, e qui D4, aprendo le linee, ci per D4, cavallo per F8, torre per F8, dono per D4, cavallo 7 c6, dono F2, e il nero sta semplicemente attaccando in maniera super forte sul punto F7, a questo alfiere attivo, ho il re esposto. La posizione è nettamente superiore per il bianco. Quindi cavallo H7 è ancora la mossa chiave. Ancora, cavallo H3 lascia il bianco vivo. Cioè la posizione è pari adesso, perché il cavallo in H3 è mal piazzato, però non c'è una mossa tatticamente vincente per il nero. Invece lui gioca cavallo F3. E qui il nero muove e vince, ragazzi. Mettete in pausa il video, fatemi sapere se trovate la mossa. Molto facile da vedere. Strano che lui non l'abbia vista. La mossa vincente è cavallo 5 in G6. Lui aveva visto solamente cavallo 7 in G6. E ovviamente qui c'è torre F5 che salva tutto. O anche cavallo per E5 attaccando prima il cavallo, attaccando la donna e quindi si salva. Però torre F5 salva tutto. Invece dopo questa la torre rimane incastrata. E qui diventa solo tecnica. Cavallo E2 da parte sua, cavallo per F4, cavallo per F4, donna G4, cavallo in E2, guadagna un altro pedone, cavallo G3, donna G6, donna F1 da parte sua, arrocco lungo da parte mia, D4, io qui gioco cavallo F5, potevo anche accettare la sfida di prendere il pedone C2, sarebbe stata forse migliore, però ho detto perché aprirgli la colonna C, non mi piace, quindi cavallo F5, cavallo per F5, donna per F5, donna in E2, G5, attacco pure io, quindi ho materiale e possibilità d'attacco. Torre F1, donna D7, D per C5, G4, attacco prima il cavallo, potevo pure prendere subito in C5, cavallo H4, presa qui, donna C4, attacca F7, quindi donna E6, donna F4, alfiere G7, alfiere per G7, torre per G7, cavallo in F5, qui devo soltanto stare attento ragazzi a non lasciare i pezzi in presa. Quindi torre G5, cavallo G3, torre in D7, cavallo in E4, qui io gioco la migliore torre 5, ho anche valutato forse la più pratica, torre D4, cavallo per G5, torre per F4, cavallo per E6, torre per F1, re per F1, F per E6 e non rischio più niente, cioè questa posizione la vince chiunque, un pedone in più, se non sapete vincere questo finale ragazzi andate a vedere i miei video sui finali che ho fatto di pedone, però ho detto ma perché comunque devo giocare la più pratica, torre 5 non corro nessun rischio. Cavallo F6, torre D4, donna per H6, torre F5, ed ecco qua che arriva matto in poche. Minaccio matto in una, H3, G3 ed è matto in 6, quindi lui abbandona in questa posizione. Che dire, ragazzi? Apertura, vuoto bassino, medio gioco basso finché lui non ha commesso quell'errore. Da lì in poi ho giocato in maniera impeccabile. Andiamo a vedere l'altra partita.
E siamo pronti, ragazzi, per analizzare il sesto turno. Avevo nuovamente i neri e affrontavo questa volta il giocatore più anziano di tutto il torneo. Ha ricevuto anche un premio per questo. Un giocatore che in gioventù sicuramente ha fatto tanto, dato che aveva il titolo di candidato maestro FIDE. Quindi aveva raggiunto comunque i 2200 punti. Adesso, data l'età, era in grande discesa, infatti aveva un elo di 1855. E in particolare in questo torneo ha fatto veramente male. Dopo le prime 5 partite stava ancora a 0 punti, contro di me ha perso malamente in una dozzina di mosse, nell'ultimo turno è riuscito a strappare un pareggio. Comunque, un giocatore che merita sicuramente rispetto. Detto ciò, iniziamo l'analisi di questa partita. Lui con i bianchi apre B3, la partita Larsen. Io gioco cavallo F6. Ora ve lo dico già da adesso, successivamente a questa partita, ho rigiocato contro un avversario che mi ha giocato di nuovo la partita Larsen. Ed io ancora non mi ero ripreparato contro questa apertura. E ho rigiocato lo stesso sistema che ho giocato qui, andando a perdere malamente. Ho fatto analizzare poi la partita a un mio amico maestro Fide e mi ha detto: Alberto, perché hai giocato cavallo F6? Tu non sei un giocatore da D4 con il bianco. E qui, dopo alfiere B2 da parte del bianco, il nero deve per forza giocare D5, visto che E5 non è più fattibile. E questo impianto D5, cavallo F6, seguita magari anche da C5, è uguale a quando il bianco gioca D4, C4, cavallo F3. E la partita che si sta giocando, la struttura pedonale, è una sorta di ovest indiana, a colori invertiti. E io, non essendo un giocatore da D4, non saprei come affrontarla. Di conseguenza sto giocando contro il mio stile. Dice lui: migliore sarebbe stata E5, ripeto, migliore per il mio stile, quindi non migliore oggettivamente, dove dopo alfiere B2, cavallo C6, E3, si ci può giocare tranquillamente D5. E stai giocando una sorta di difesa Owen a colori invertiti, dove tu da bianco sei preparato e quindi sai come giocarla. E queste sono piccolezze, ragazzi, che a certi livelli si va a caso. E io magari non ci ho pensato. Ho seguito semplicemente i principi generali dell'apertura senza pensare a quale fosse il mio stile. Comunque gioco cavallo F6. Lui qui stranamente non gioca la naturale alfiere B2, ma gioca F4. E questo è già un errore. Un errore che io non ho saputo punire malamente, perché ho semplicemente pensato ai principi generali dell'apertura senza pensare a come poterlo punire. E F4 era una mossa punibile. Io forse ho pensato che fosse preparazione, quindi sinceramente non mi sono molto applicato su come approfittarne. E ho giocato direttamente D5. Invece migliore era D6. Sia alfiere B2, E5, sacrificando un pedone, F per E5, D per E5, alfiere per E5, cavallo G4. Ora, se l'alfiere torna indietro, alfiere D6. E minaccio donna H4, se G3 posso pure sacrificare la donna e dare matto con l'alfiere. Bellissimo. Se cavallo F3, c'è alfiere per H2. Semplicemente riprendo il pedone. Se torre per H2, cavallo per H2. Se cavallo per H2, donna H3, G3, matto. Semplice, no? Se dopo alfiere per E5, cavallo G4, si gioca alfiere G3 per proteggere questa diagonale, c'è donna F6 che attacca la torre. Qui bisognerebbe forse giocare C3, ma questo cavallo non lo sviluppi più. Ho pensato alla più naturale, cavallo C3, ma c'è cavallo E3, ragazzi. Wow! Cavallo E3 attacca matto, attacca la donna, e se di per, prendo il cavallo. E lui deve giocare l'F2 perdendo la torre, perché su donna E2 cade la torre questa qua. Perdendo l'arrocco, perché sennò perde la torre. Bellissimo. Quindi D6 con l'idea E5 sarebbe stata super aggressiva. Ora, ovviamente, ho fatto vedere forse le peggiori mosse del bianco, ma quelle forse più istintive, no? Che avrebbero dato una partita persa al bianco. Io comunque gioco D5. Alfiere B2, C5, vedete, sto impiantando un gioco che non è nel mio stile. E3, cavallo C6, e qui sarebbe dovuta essere giocata cavallo F3 con gioco pari. Incredibilmente il bianco, nonostante ha giocato male l'apertura, alla fine con cavallo F3 ne sarebbe uscito in maniera equilibrata. Invece lui gioca D3, e questo è un grave errore. Ora, io gioco D4, che è comunque una mossa fortissima. D4 ha l'idea di attaccare subito questo pedone E3. Se presa, prendo di pedone E3, e qui c'è un grande buco in E3, dove io lo posso raggiungere o tramite G4 o tramite E4. E quindi ci arrivo, e sto benissimo. Se spinta come è andata in partita, comunque si crea questo buco in E3.
Più forte di D4 sarebbe stata incredibilmente E5. Questa sarebbe stata più devastante. F per E5, cavallo G4. E subito attacco questo pedone. Se dona D2, D4 adesso. E per D4, C per D4. Ho pensato alla mossa come cavallo F3, ma c'è G6. Con l'idea alfiere H6 e controllo le case scure, arriva cavallo H3 e ho una partita stravinta. Sto dominando il mio avversario. Comunque, gioco D4 che è ancora una mossa molto forte. E4 da parte sua. E qui, ancora una volta, ragazzi, una mossa come E5 sarebbe stata molto più forte. E5. Adesso, ovviamente, se l'ha presa cavallo G4, rientriamo in maniera molto simile alla variante precedente. Se F5, G6. Presa, presa. E nuovamente, mosse come alfiere H6, cavallo G4, cavallo E3 arrivano. Se alfiere 2 per evitare cavallo G4, alfiere H6. Se alfiere C1 per evitare, ovviamente, il controllo di questa diagonale, alfiere F4. Alfiere per F4 e per F4 e dopo G5, alfiere 6, magari anche un rococo lungo, ho veramente una posizione nettamente superiore. Bello. Invece gioco donna A5 scacco. La mia idea era voler giocare cavallo G4, ma non mi piaceva che lui poteva giocare alfiere C1. E quindi controllava questa casa. Invece, beh, comunque dopo E5 si era rientrato un po' nella variante precedente e stava una bomba. Invece no, gioco donna A5 scacco, che è una imprecisione, perché volevo che lui posizionasse un pezzo qui in D2 per evitare appunto alfiere C1. Ovviamente cavallo D2 è brutta perché adesso cavallo G4 e entro in E3 e sto benissimo. Quindi donna D2 forzata. E qui forse avrei dovuto accettare il fatto che questa donna in A5 non era precisa, sarei dovuto tornare indietro o in C7 o in D8 e aver mantenuto comunque una buona posizione. E la donna in D2 non controllava più G4, quindi potevo tranquillamente andare in E3. O meglio, tanto in G4 non faceva niente che lo controllava perché c'era alfiere, ma la donna in D2 impediva alfiere C1. Invece no, gioco cavallo B4 e questo è un grave errore. Incredibilmente dopo questa mossa da posizione stravinta vado a finire una posizione dove addirittura posso stare peggio. Questo è un grave errore da parte mia. Vi invito a mettere in pausa il video, ragazzi, e fatemi sapere cosa giochereste con il bianco. Qui la mossa buona per il bianco è l'incredibile C3, che io non ho proprio preso in considerazione. Dopo cavallo C6, C per D4, donna per D2, cavallo per D2, cavallo per D4, torre C1, B6, presa in D4, C per D4, cavallo GF3, il pedone D4 non lo protegge più. E il bianco guadagna un pedone, sta nettamente meglio. Incredibile. C3, ragazzi. Non l'ho proprio vista. Fortunatamente neanche lui l'ha vista. Io sinceramente mi aspettavo una mossa come Re D1. Però dopo cavallo G4 entro qui in E3 e il nero sta semplicemente bene. Lui gioca quest'altra mossa cavallo A3. E io qui ancora una volta E5 sarebbe stata la mossa chiave. E5, cavallo F3, cavallo G4. F per E5, G6 e ancora alfiere H6. Composizione stravinta per me. Nettamente superiore, meno rispetto a prima, ma comunque nettamente vinta. Invece decide di giocare subito cavallo G4 e qui forse cavallo E2, cavallo in E3, c'era ancora C3, quindi non andava bene. Avrei dovuto non giocare cavallo E3, ma ancora una volta forse E5, ancora questa mossa incredibile, andava sempre bene. Adesso sulla spinta in C3, cavallo C6, ho quantomeno due difensori del pedone D4 e posso approfittarne un po' meno. Comunque lui respira un po' adesso con cavallo C4, devo tornare indietro. Composizione leggermente vantaggiosa per il nero, ma è quasi pari. Quindi cavallo G4, ancora una mossa imprecisa. Ma incredibile, ma vero, ragazzi, lui gioca proprio la peggiore, cavallo C4. E qui penso che l'abbiate vista tutti, ragazzi. Vinco in una sola mossa. Cavallo per C2. E ci attacco doppio, la donna inchiodata. Beh, è una grandissima svista e alla fine donna per D2. E dopo B5 lui abbandona direttamente. 13 mosse. Vabbè, diciamo che l'apertura avrei potuto approfittarne molto meglio e ho sbagliato con quel cavallo B4, però per il resto ho avuto sempre una posizione sopra le linee rispetto a lui. Ragazzi, devo essere sincero, non sono rimasto soddisfatto di queste due partite. Potevo fare meglio. Ho vinto grazie semplicemente a degli errori banali dei miei avversari. E niente, era tempo adesso di prepararsi per l'ultimo turno.
di cui farà parte, ragazzi, del prossimo video. Grazie a tutti quanti per la visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate sempre un mega like. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.